Ha iniziato benino, no, il match, forse vantaggiato poi il gol, il gesto tecnico di vantaggiato ha sparigliato un po' la partita. Chiaramente è una grande giocata di un grande giocatore, ma anche il secondo gol, due grandi giocate hanno fatto nettamente la differenza, due bellissimi gol, merito loro. Quando si hanno in campo giocatori di questo calibro è chiaro che poi si pende un pochino, si fa sempre una corsa in salita. Abbiamo fatto una prima mezz'ora molto bene, abbiamo cercato di tenere la partita viva fino alla fine, però oggi l'Aternan ha fatto bene. Mister, la sua squadra in calo, no? Terza sconfitta di seguito. Pareggiato, ok, sì. Comunque in trasferta segnate pochissimo rispetto all'andamento comunque in casa, anche se comunque i gol sono 11, insomma, con tanti interpreti. Però ecco, questo leggero calo come se lo spiega? No, oggi non era sicuramente una partita facile per noi, lo sapevamo, abbiamo cercato. La prima mezz'ora bene, direi, abbiamo anche avuto qualche piccola occasione, abbiamo creato qualcosa, però ripeto, oggi non era facile, i ragazzi hanno fatto il massimo, quindi non mi sento di riprovare niente i ragazzi. Io invece, mister, le faccio i complimenti per Gregor, il materiale che ha secondo me a disposizione, facendo 24 punti ha fatto una specie di miracolo. E poi ho visto una squadra coriacea che ha attaccato fino all'ultimo secondo dei 4 minuti di recupero. Non so come l'ha visto oggi questa partita a Liberati. L'ho vista esattamente come l'ha vista lei, una squadra che non molla mai, ma questa è una nostra caratteristica, anche quando abbiamo di fronte avversari forti come lo era oggi la Ternana. Però mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuta anche l'organizzazione. È chiaro, quando prendi due gol per merito degli avversari, perché credo che il primo gol di vantaggiato se ne vedono pochi in questa categoria. Anche il secondo è stata una grande giocata di defendi, quindi quando ci sono situazioni di questo tipo bisogna anche riconoscere i meriti degli avversari. Sullo 0-0 i suoi giocatori hanno protestato per un presunto fallo in area di rigore, come l'ha visto lei quel fallo? Io ero lontano, a me poi non piace parlare tanto degli arbitri, e poteva sicuramente essere un'azione dubbia, bisognerebbe rivederla, ripeto, dal campo è difficile valutarla. L'arbitro ha ritenuto opportuno non fischiare, quindi. E poi magari l'andiamo a rivedere e vediamo com'è andata. L'obiettivo di questa fermana rimane la salvezza tranquilla oppure no? Noi dobbiamo cercare di arrivare prima possibile a quota 41-42 punti, questo è il nostro grande obiettivo. Sappiamo che domenicalmente affrontiamo squadre di un certo livello, però noi ce la mettiamo sempre tutta, anche oggi, e credo che fino alla fine abbiamo lottato. Mister, siamo alla 15ª giornata, ormai ha visto quasi tutte le potenziali candidate alla promozione. Come le giudica, ivi inclusa naturalmente la Ternana? Oggi, l'ho detto prima, la Ternana ha fatto una grande impressione. Ha giocatori di spessore, inutile stare qui a parlarne. Quando hai giocatori di queste qualità che possono in qualsiasi momento fare i gol che hanno fatto, sicuramente questa è una cosa più che positiva, è una squadra che credo lotterà fino alla fine per vincere il campionato. Grazie mister. Buonasera. Salve, arrivederci.